persone che hanno bisogno di un minimo di svago e soprattutto che non possono essere lasciati in balia di preoccupanti e pericolosi soggetti, come ad esempio il leone da tastiera è un'assai brutta persona. Interviene di nascosto e cerca popolarità. Il leone da tastiera ha insultato la signora, ne ha postato peste e corna con parole di un volgare che non sai nemmeno tu. Il leone da tastiera ora c'è, prima non c'era, è un vigliacco farabutto che deve essere annientato, è un bifolco, uno zulù. Così gli scrivono gli altri leoni da tastiera, in fondo fanno solamente a gara a chi ce l'ha più folta la criniera. Il leone da tastiera fa commenti ad ogni ora, sprocchiando mi sostiene quello che non piace a te. E la piaga del bullismo è un complesso meccanismo che produce fiaccolate, finto impegno e serenate, tale idea chi non ne ha. Con la piaga del bullismo scopri tutto un microcosmo, balli in piazza iniziative, ma se dici che è un affare c'è chi se la prenderà. Retorica e isterismo strumentale è come quando ti fa male un piede, che dai la colpa al piede e fa male. Il leone da tastiera ha le idee da oca giuliva e le esprime soddisfatto, proprio come fai anche tu. La violenza sulla donna è l'inferno che comanda, però chi ne fa dei libri o spettacoli da premio è una iena o super giù. La violenza sulla donna è la nostra autocondanna, ma la stampa e certa gente che ci si sguazza in zuppa il pane non la si sopporta più. E sono tutti sintomi del male, gli attacchi con il paracetamolo, con cui togli la febbre e non il male. Il leone da tastiera è la nostra bestia nera. Di leoni da tastiera ce ne sono a volontà, perché sempre qualcun altro quello che ci fa paura. Puoi vederne qualche esempio, sono quasi tutti qua. I leoni da tastiera, eccoci qua. I leoni da tastiera, eccoci qua.